In questo momento si sta svolgendo uno dei tornei più importanti, senza dubbio, della stagione. Il Tour Europeo ritorna a Londra e il torneo che questa settimana seguiamo è il BMW PGA Championship da Wentworth, che è praticamente il torneo simbolo dello European Tour, dove diciamo, i nomi che hanno vinto sono nomi veramente di grande fama, fra i quali anche il nostro Costantino Rocca, perché vinse contro uno scatenato Nick Faldo proprio nelle ultime battute. La cosa bella però è un'altra, che in questo momento in testa al torneo c'è Francesco Molinari, perché è riuscito a chiudere dopo il primo giro in 67 colpi. Il percorso di Wentworth, quello del West Course, è un percorso par 72, quindi per coloro i quali magari ci seguono per la prima volta, il par nel golf è il numero ideale di colpi con i quali i giocatori devono chiudere il loro giro di oggi. E Francesco è riuscito a fare 67 colpi, ovvero 5 colpi in meno rispetto ai colpi richiesti per finire le 18 buche. Quindi Francesco Molinari in testa, molto molto bene, diciamo che potrebbe anche essere denominato giocatore di casa Francesco, perché ormai sono alcuni anni che vive a Londra, proprio per questioni logistiche. Lui da Londra riesce a spostarsi molto meglio e più rapidamente sui tornei del PGA Tour, quindi americani, e quindi è molto vicino al percorso, che si trova a circa 20 miglia ad ovest di Londra, proproio in quel posto del Surrey che si chiama Virginia Waters. Tantissimi giocatori, dicevo, 156 giocatori, fra i quali, oltre Francesco, altri 4 italiani: Nino Bertasio, Matteo Manassero, Renato Paratore e il fratello di Francesco, Edoardo Molinari. Allora, la situazione è questa: Francesco è in testa, Nino Bertasio ha chiuso anche lui molto bene dopo il primo giro in 68 colpi, quindi a meno 4, e quindi abbiamo praticamente due italiani nei primi 5 posti della classifica al momento. Tenete presente che è una giornata molto lunga, tutti i giocatori partono dal tee della 1, quindi la nostra telecronaca, che al momento è già iniziata, quindi siamo già in diretta su Sky Sport 2, continuerà e andrà avanti fino alle 19. Dicevo, gli altri italiani sono Matteo Manassero, Edoardo Molinari e Renato Paratore. Matteo Manassero è partito da poco, in questo momento è in pari al par, quindi sta facendo il suo dovere, dopo 3 buche è pari con diciamo, i colpi del percorso, mentre Renato Paratore ha chiuso in 75 colpi e quindi è un po' più indietro. Renato, che vi ricordo la scorsa settimana aveva giocato molto molto bene all'Open Roccoforte in Sicilia, a Sciacca, all'Open del Verdura Resort. Edoardo Molinari, vincitore quest'anno in Marocco, quindi un periodo di forma eccezionale, alla 16, dopo 16 buche, è anche lui 3 sopra il par, quindi diciamo dovrebbe fare qualcosina di meglio nelle ultime 2 buche, che rappresentano un po' anche la possibilità di poter recuperare, perché le ultime 2 buche sono appunto 2x5. Intanto ci arrivano i primi commenti di Riccardo, di Francesco, che ringrazio, tutti i tifosi golfisti, e ci dice: siete i numeri 1, grazie mille. Allora, Wentworth, quindi si ritorna su un percorso storico, perché è un percorso diciamo disegnato nel 1926. Il disegnatore Harry Colt però negli anni ha subito tantissime ricostruzioni del tracciato, e questo proprio per mantenersi aggiornato rispetto alle attrezzature moderne, e insomma questo lo rende adesso uno dei percorsi sicuramente più ambiti dai giocatori del Tour europeo. Sono stati cambiati tutti i green, e quindi rispetto agli anni scorsi è successo che i green sono molto più rapidi, molto più veloci, molto più uniformi. I giocatori dovrebbero in teoria giocare meglio su questo percorso e fare degli score più bassi.
Questo lo vedremo appunto durante le fasi finali del torneo. Intanto rispondo a qualche domanda. Allora, al di là del Gianni che ci chiede se si vedrà la Champions League su Sky Sport 2017-2018, te lo giuro, non lo so. Io sono negato, con il calcio sono negato. Ogni tanto lo guardo, ma non sono molto bravo. Invece dice Luigi, ma secondo te Molinari può vincere? Beh, assolutamente sì, Luigi, ma ti dico... Non sarebbe una novità vederlo ancora nelle prime posizioni della classifica, anche nell'ultima giornata. Ti ricordo che qui arrivò in ultima partenza, nel quarto giro, ancora una volta in prima posizione, poi fu battuto dal coreano Ben Han. Francesco ha tutte le carte in regola, l'importante è che diciamo riesca a mantenere la costanza e il rendimento che ha dimostrato anche negli ultimi tempi negli Stati Uniti, perché lui è tanto tempo che non gioca in Europa. Quindi vedremo cosa succederà nelle prossime giornate. Il tempo meteorologico è previsto molto buono. A dire la verità, questo non aiuta Francesco, che per le sue qualità di colpitore di palla, probabilmente nel metterlo in difficoltà con un po' di vento, potrebbe dare qualcosa di più rispetto agli altri. Però vedremo, insomma. Francesco dice che Rocco Forte sperava vincesse un italiano. Dice che cosa non ha funzionato per i nostri giocatori. Ma sai, lì è un po' una roulette, nel senso Paratore era messo molto bene dopo i primi due giri, e poi anche lì con il vento oltre i 40 km orari diventa molto molto random, molto casuale, no? Quello che succede sul percorso, anche in base agli orari di partenza dei giocatori. Quindi ogni gara è a sé stante, e quella del Verdura, indipendentemente dalle scenografie eccezionali che abbiamo visto, è comunque una gara dove solo pochi giocatori sarebbero riusciti a portare a casa un buon risultato. Ludovico, ciao Nicola, ma a Napoli non ci sono tornei? Ma bella domanda questa, non è che non ci siano tornei, perché dipende dal tipo di tornei. Quelli che noi trasmettiamo su Sky sono tornei professionistici, quindi sono giocatori che giocano per guadagnare del denaro. I montepremi sono molto alti, poi ne parleremo un attimo di questo montepremi. Mentre molti altri tornei sono per dilettanti, e i tornei per dilettanti sono diciamo sparsi praticamente in tutta Italia, però sono meno pubblicizzati. Per quanto riguarda Napoli, io ti direi puoi andare a vederle, puoi andare a vedere qualche gara, credo diciamo nei fine settimana a Castel Volturno, per esempio, proprio dove si allena il Napoli. Lì c'è anche un campo da golf, e sicuramente nei fine settimana sono organizzate delle gare per i dilettanti, e magari sono sponsorizzate da alcuni sponsor, però sicuramente non vedrai diciamo la qualità dei colpi che puoi vedere durante i tornei su Sky. Quindi insomma lascio a te insomma la scelta di dove andare lì vicino, perché anche a Napoli c'è un percorso dell'Air Force, cioè delle forze armate americane, però non so sinceramente se lì ci siano delle gare. Se vuoi avere più informazioni puoi andare a vedere sul sito della Federgolf, in modo tale che puoi renderti conto. Piccolo aggiornamento, vediamo se c'è. No, Edoardo Molinari rimane sempre a più 3 dopo 16 buche per quanto riguarda Wentworth. Volevamo parlare un attimo di montepremi. Il montepremi di questo torneo è un montepremi molto alto, si tratta di più di 7 milioni di dollari. Questo perché? Perché è la prima volta che viene introdotto il concetto delle Rolex Series, ovvero 8 tornei che hanno un montepremi che non deve che supera praticamente i 7 milioni di dollari. Questo per dare sicuramente molta più importanza al tour europeo, e quindi uno di questi tornei oltretutto sarà anche il nostro Open d'Italia, che si svolgerà ad ottobre a Torino, al quale vi invito assolutamente tutti a venirlo a vedere, perché l'entrata è gratuita e quindi si può entrare, vedere il golf, capire com'è fatto, chiedere, vedere i professionisti in azione,
provarlo anche, perché ci saranno delle situazioni nei quali si potrà provare il golf guidati da alcuni professionisti. Quindi l'Open d'Italia è una di queste vetrine molto importanti. La Rolex Series, dicevo, andranno avanti per appunto individuando i migliori 8 tornei dell'anno, i punti saranno maggiorati per permettere ai giocatori di partecipare alla Ryder Cup negli anni successivi. 2018 appunto è l'anno della Ryder Cup in Francia, al Golf Le National, dove spereremo di vedere qualcuno dei nostri italiani far parte della squadra ufficiale che rappresenterà l'Europa. Luigi mi chiede se penso che Manassero sia in una preoccupante fase involutiva. Luigi, io penso esattamente il contrario, cioè penso che Manassero sia in una fase evolutiva, perché diciamo che sono cambiate diverse cose, prima di tutte il suo atteggiamento e il suo spirito quando affronta dei tornei, quando è in campo, quando è nelle gare. Lo dimostra il fatto che comunque sono ritornati ad esserci dei buoni score, lo dimostra il fatto che comunque negli ultimi tornei giocati ha mancato il taglio solamente una volta nelle ultime otto tornei, e quindi questo dimostra delle buonissime cose. Che poi non riesca a vincere come prima, questo bisognerà aspettare ancora, perché i processi di questo tipo sono abbastanza lunghi e vincere una gara non è assolutamente facile. Lo dimostra il fatto che Edoardo Molinari ha vinto la gara del Marocco a distanza di diversi anni dall'ultima vittoria nello European Tour. Anche a me farebbe piacere vedere Matteo in testa a un torneo e vederlo addirittura vincere, però sono fiducioso sul fatto che questo abbastanza presto riusciremo a vederlo. Intanto vediamo oggi come si comporterà. Vittorio Mesce invece dice: che cosa ne penso gli italiani sul Challenge Tour? Non credi siano partiti un po' lentamente? Sono preoccupato. Non preoccuparti, stai sereno, stai senza pensieri, come dicono quelli di Comoda. No, allora, guarda, per la quantità di giocatori golfisti, di giocatori che abbiamo nel territorio italiano, abbiamo tantissimi buoni giocatori. E già questo deve essere una consolazione. Poi il Challenge Tour è un tour estremamente complicato, perché comunque non è come se fosse la Serie B o comunque un tour minore. È un tour che ha delle qualità veramente di altissimo livello, dove sì, i campi sono leggermente diversi da quelli giocati appunto sullo European Tour, ma il livello dei giocatori è veramente incredibile. Quindi non ti devi preoccupare, nel senso che adesso poi abbiamo il nostro Massimo Scarpa che segue i ragazzi, quindi poi mi farò anche dare delle delucidazioni da lui, ma poi vedremo un po' che cosa succederà più avanti. Io non mi preoccuperei assolutamente, abbiamo dei bravissimi giocatori che magari sono partiti i primi tornei un pochino indietro come preparazione, poi vedremo anche se questo verrà confermato dai risultati più avanti. Allora, io direi una cosa, io inizierei a dare un appuntamento ai nostri amici, perché oggi la telecronaca si chiuderà alle 19, così come domani inizierà alle 11 e finiremo alle 19, quindi 8 ore di golf su Sky Sport 2 giovedì e venerdì. Sabato inizieremo alle 13.30 per chiudere alle 18.30, così come domenica per la giornata finale. Ma il golf non finisce qui, perché questa sera, così come venerdì sera, sabato e domenica sera, avremo anche il tour americano con il Dean and De Luca Invitational, cioè una gara anche questa clamorosamente alta come contenuti, dal Texas, da Fort Worth nel Texas, dal percorso del Colonial, quindi anche lì grandissima tradizione.
Non ci sono italiani negli Stati Uniti, ma ci sono dei giocatori veramente di altissimo livello. Quindi oggi avremo praticamente 11 ore di golf in diretta. Questa sera il Dinen De Luca inizierà dalle 21. Quindi mi raccomando, non perdete questa sera anche il tour americano. E domani, soprattutto tutti quanti a tifare Francesco Molinari, che in questo momento, e vediamo se è confermato, sì, assolutamente, è in testa alla classifica. 67 colpi da Wentworth, quindi dal BMW PGA Championship, con un Nino Bertasio che ha giocato 68 colpi.